Ok, continuiamo. Dovremmo essere verso la fine. In teoria. Il piano non cambia. Giusto. Io mi occupo dei clienti. Tu del Alla fine direttore. fanno la rapina in banca. Se le minacce non bastano, tu fai ciò che devi. Ha sempre addosso le chiavi del cavò. Se un cassiere attiva l'allarme, quanto tempo abbiamo? 5 minuti, forse. E poi entrano in scena gli sbirri. E se va tutto a rotoli? Questo non è un gioco, Tommy. Se sente degli spari dal cavò, può non salire. O esorti, o niente. Lo facciamo. Lo facciamo. Tutti a terra, forza! A terra, cazzo! Voi no, signorine. Restate dove possiamo vedervi. Una sola mossa vi ammazza tutti! Prende il direttore! Dovete stare tutti quanti a te! È lì sopra, dove lo prendo il direttore? Ah, di qua si sale, ok. Nessuno deve farsi male. Mi senti forte a prendertela con il piccoletto? No, mi sento ricco. E il piccoletto sopravvive se non fa niente di stupido. Quante guardie ci sono nel cavo? Una. Ne sparerà? No, non lo so. Se tira fuori la pistola lo impallino, quindi digli che se ne stia buono. Dipende solo da te. Dai, date una mossa, suo zio. Va tutto bene! Il direttore è stato bravo e sta collaborando. Farà tutto quello che gli dico, non è così? Dai, muoviti! Non la passerete liscia. Prima o poi vi beccano. Tu preoccupati per te. La vuoi vedere tua figlia alla cerimonia per il diploma? Tieni le mani dove le vedo e di' alla tua guardia di fare lo stesso. Però diamoci una mossa, Ricorda, direttore. Quando incontriamo la guardia, digli di buttare la pistola. Hai capito? Non risponde. Lo voglio già impallinare, sto coglione. Ascoltami molto attentamente. Devi buttare la tua... Addosso, ragazzi! Sparate! Vai qui con noi! Sul tavolo! Nessun altro deve morire! Io per primo! Guarda, ti ammazzerei, porca troia, che hai fatto sta stronzata. Ok, ci siamo. Gesù, Giuseppe e Maria. Merda. Ci sono gli spiriti.
Ho capito. Andiamo. Prendi i soldi, è ora di andare. E prendi sti soldi, Poli, su. Thompson, va. Potresti sparare qualche colpo anche te, Polly, però cosa ne dici? Dove va? Ah, di qua, vuole salire di qua lui. Ok. Sali, Poli, sali! Minchia, 2 ore per buttare dentro il sacchetto di soldi, dai, su! Qua c'è una scorciatoia, nice. Forse. Ok, bella. Sì, abbiamo perso il sospetto a Downtown. Lo troveremo. Cazzo! Non si può dimmi che, se, che riesco a infilarmi qui dentro. Sì, riesco. Levati tu. Madonna, ce l'ho fatta. Ehi, e ora è vuoto. Occhio non vede, cuore non vola. Madonna, ce l'ho fatta al pelo. Ce l'avevo dietro, cazzo. Non so come hanno fatto a entrare lì in quel vicolo. Che poi è assurdo che tipo la gente non si spostava. Cioè camminava lì tranquilla, che c'era una macchina che vabbè. Non è abbastanza, Poli. Ce l'avremo fatta quando il mio cuore smetterà di volermi uscire dal petto. Il bello che c'era tipo una macchina della polizia subito dietro di noi. No. Dobbiamo andare. Ci vediamo domani.
Io sarò già in volo per l'Hawaii. Oh, andiamo. Scherzavo. Ehi, non ce l'avrei mai fatta senza di te, lo so. Torna a casa e festeggia con Sara. Domani vieni da me e ti vediamo un malloppo. Sì, ok. Buona fortuna. Ci vediamo, Tom. Non spoilerò niente, ma qualcosina andrà storto qui. Oh, bella sta missione qua. Me la ricordavo tipo un po' diversa, però non mi ricordavo neanche... Boh. Eccoci. È la fine questa qui. Non ci credo. Gesù finalmente è risorto. Stavo per chiamare il medico legale. Scusa, ho fatto un po' fatica ad addormentarmi. Anch'io, visto che ti sei agitato tutta la notte. Ok, cos'hai? Mi sento solo fortunato. Lo sai, campione. Ok, campione. Ma stavo pensando... Davvero? È un vero miracolo. Stavo pensando di portare te e la bambina al lago. Sul serio? E il lavoro? Io e Polly abbiamo fatto un po' di soldi. Ah, una delle sue idee assurde ha funzionato? Qualcosa del genere. Prepara i bagagli. Torno dopo essere passato da Polly. Cosa mi nascondi, Tommy? Niente. Certo, tu e Polly diventati ricchi all'improvviso e ora vuoi lasciare la città. Qualcosa non torna. Che senso ha fare soldi se non li spendi? Non è questo. Lo vedi? Non riesci neanche a stare fermo. Sì, c'è qualcosa che ti preoccupa. Probabilmente non sai ancora perché. È possibile. Cerca di capirlo prima di arrivare da Polly, nel caso la tua agitazione dipendesse da lui. Polly sta bene, non devi preoccuparti. Ci vediamo dopo, allora. Che casa di merda. Vabbè. Con tutti i soldi che c'ha, una casa. Non poteva prendersi quella lì bianca, carina. No, una casa del cazzo si è preso Tommy. Spegniamo sta radio, va, che mi dà solo sui nervi. Aspetta che tolgo il limitatore. Ovviamente c'è un'auto della polizia ogni cazzo di strada. Vaffanculo, guardate questo. Mi ha rovinato la carrozzeria. Pensavate di farmi la multa, erano lì pronti, si è pulizzato sulla strada che la volante. Col cazzo. Col cazzo la polizia. Fammi passare solo sul taxi.
Ovviamente non posso andare oltre, c'è sto cazzo di auto della polizia anche qua. Ah, è lì l'appartamento di Poli. Teniamo il peggio. Ha tossito sangue, poi nient'altro per ora, ma non è un buon Questo quartiere sta andando allo Quando sfascio. Siamo con lui, facciamo tutti successo alla tua porta? Hai sentito che trambuzzo stanotte? No, ero di turno. Il tipo dell'appartamento di sopra è fatto anche solo. Ah, è qui. Poli! Cristo. Lo sapevo che qualcosa andava storto. Poli. Poli, c'ha un buco in testa. Poli. Lo sapevo che qualcosa andava storto, me lo ricordavo, vabbè. È uno dei personaggi migliori, Poli. Sam, sono io. Sono Tom. Dov'è Poli? Lui è... morto. È qui davanti a me, accasciato all'ingresso, due buchi in testa. Oddio. Ho chiamato per avvertirlo. Di cosa? Cristo santo. Tom, voi mi avete salvato la vita 3 volte. Avvertirlo di cosa, Sam? Salieri, ha scoperto della rapina in banca. Sei nella merda, Tom. Devi sparire subito. Ok. Ok. Mi servono un po' di soldi per lasciare la città con le ragazze. Certo, qualunque cosa. Vuoi che venga da Poli? No. No, non posso stare qui. Facciamo alla galleria comunale. Sì, ok. Fa attenzione, Tom. A tra poco. Grazie, Sam. Pago sempre i miei debiti, Tom. Lo sai. E anche qua c'è qualcosa che non va, però non diciamo niente. Poli. Rip, Poli. Devo andare. Mi dispiace. Chiamo la polizia. C'è qualcosa che non quadra. Hanno detto che potrebbero esserci stati degli spari. Ah, comunque mi è piaciuto veramente tanto sto remake come l'hanno fatto. Cioè, a parte che vabbè, io sono un fan della serie, quindi adesso vabbè, vediamo l'ultima missione, ma tanto bene o male è stato tutto buono il gioco. La lascio qua l'auto, tanto questi non mi investono magari. Fermo lì, Tommy. Cazzo.
Avevo detto che c'era qualcosa che non andava. Ehi, Tom. Sam. Che cosa sta succedendo? Tu e Polly, sai, mi avete messo in un bel casino. Lo so, Sam. E mi dispiace, ma devo lasciare la città. Mi aiuti o no? Ecco che ci risiamo. Mi stai costringendo a scegliere tra gli amici e la famiglia. A casa di Polly stavi cercando questi? Ecco la tua parte! È più di quanto ti aspetta. Hai ucciso Polly? No! Lui si è ucciso con le sue mani! Vedo che la cosa ti fa soffrire molto. Che vuoi? Sono felice! E che le cose stanno andando bene tra me e il Don. Sto facendo carriera. E poi ho trovato questo sacco pieno di perdoni. Tom, il Don sa tutto di Frank. E della puttana. La puttana? La ragazza che ti piaceva? Sei tu che l'hai risparmiata. Ah, adesso ho capito che è colpa mia adesso, bello. Mi dispiace veramente, Tom. Ma i nostri affari hanno delle regole. È un vero peccato. A Don Salieri tu piacevi molto. Vorrà dire che piangeremo al tuo funerale. Credi di fare tutto in nome della lealtà, ma non è così. Hai soltanto paura. Può darsi. Ma se di tanto in tanto ti fossi guardato le spalle, di sicuro avresti vissuto più a lungo. Addio. Fossi guardato le spalle, cioè ha salvato il culo a tutti. Non fatelo soffrire, ragazzi. È un mio amico. Eccoci qua. Ah shit, here we go again. Ehi. Andate da lui ora. Si accettano scommesse su chi lo ammazza. Are you sure about that? Ah, devo salire per forza di qua. Mamma mia, lo shooting però veramente non mi è piaciuto, dico, come l'ho fatto. Dove sei, Sam? Gli affari sono affari, Tom. E tu più di tutti dovresti saperlo. Mi sta per shottare. Come ragazzi? E qua. Vai essere incolti. C'è la nostra unica. Devi morire, tazzina. Fanculo. Forza! Ricarico!
Mi sono scomparsi i colpi. Io non ci... avevo 50 colpi e sono scomparsi. Ma... e non mi fa prendere il Thompson da terra. Perché c'è sti bug di merda? C'è solo col Thompson c'è sto bug. Perché con le altre armi non c'è. Va bene. Pieno di gente. Avviciniamoci un po'. So che c'è altra gente qua, ecco. Esci fuori, zio. Ah, got you. Potrebbe esserci ancora qualcun altro, però. Non so dove sono. Sono già finiti, Sam! No, ancora no, Tom! Salieri ci stava fregando! Magari stava fregando te, ma io... io sono più furbo! Riempio di bianco! Accendi un pezzo! Fuoco in arrivo! Vedo! Mica è morto quello lì. Due colpi col pompo gli ho sparato questo qua. Ok. Thank you.
Madonna, quanto ho rischiato qua di farmi ittare. Sì, vabbè, quant'emo c'ha. Sì, cazzo, godo. Pezzo di merda. Bel colpo, Tom. Però i soldi della droga permettono di pagare parecchi uomini. Fatelo fuori, ragazzi. Ancora ce ne sono, what the fuck. Di questa vita, Tom. Lo so, è da anni che vai avanti così, ma ora c'è solo una via d'uscita e io sono quello che te la offre. Oddio, mi era arrivata. Mi stava arrivando la granata, per fortuna che è morto. Stavolta nessuno ti porterà dal dottore, Sam. Se mi uccidi adesso, Don non smetterà mai di darti la caccia. Ma se mi risparmi, dirò a Salieri che sei morto. Sì, certo, guarda. E potrai sparire. Ci crediamo tutti. Certo, certo, sì, sì. Però abbastanza furbo da non tornare, giusto? Che ne è stato di lui? Si era nascosto in Europa. Ma quel pezzo di idiota andava alle corse dei cani. Un giorno un amico della famiglia l'ha visto. E così Salieri ha mandato i suoi uomini. E la sua famiglia? Cristo. Non ce la fai, vero? C'è sempre quella vocina nella tua testa. Che magari ti ricorda quella di tua figlia o di Sara? Magari ti dice di non premere il grilletto e tu non riesci a deciderti. Diventa più facile quando apri quella cazzo di bocca.
Ce la siamo spassata, non è vero? Ricordi quella volta? Insieme. Io, te e Polly. Oh, oh. Questo qua è un finale assurdo, cioè mi è piaciuto, piace troppo sto finale qui. Capisco la tua situazione, Tom, e voglio aiutare la tua famiglia, ma non potrò fare nulla se non testimonierai in tribunale. Questo lo capisci, vero? Devi metterti a sedere a quella sbarra davanti a Salieri, Ralphie e Vinny. E forse anche al padre di Sara, io non so se hai le palle per farlo, onestamente. Farò tutto quello che serve. Ma devi dare una nuova identità alla mia famiglia e spedirla via da qui. Oh, aspetta, c'è una bella differenza tra una chiacchierata qui e far cambiare paese a Sara. Beh, allora hai sprecato il tuo tempo. E io il mio. Devo lasciare la città. Ascolta, Tom. Anch'io ho una famiglia. Una moglie e quattro figli. Ti sei dato da fare? Sì. Quindi sappi che capisco cosa stai passando. Quanto ti preoccupi per loro, la paura che possano andarsene forse prima di te. Ma questo caso è uno di quelli più grandi mai visti in città. Può andare avanti per anni e non so se potrò proteggerti tanto a lungo per come stanno andando le cose. Di qualcosa si deve pur campare. Vale anche per gli sbirri. Voglio essere sincero. In centrale posso fidarmi di qualcuno, ma non sono in molti. Non sceglierò di beccarmi una pallottola al posto tuo, non lascio vedova mia moglie. Insomma, tenerti in vita non è un atto dovuto, ma ci proverò. Beh, te la stai vendendo bene. Vuoi farmi credere che non te ne importi niente? Ma c'è in ballo la tua carriera qui, giusto? Comunque vada per me, che io viva o muoia, andrai fino in fondo con il caso di Morello e potrai incastrare un don. Salieri ti renderà famoso. No, non credere di conoscermi, Tom. Salieri deve finire dietro le sbarre. Io ti aiuterò a patto che collabori per sbatterlo dentro. E questo è tutto. E allora facciamolo. Let's do this shit. Tanto tempo fa, in un'altra vita, qualcuno mi ha detto che la famiglia è il tallone d'Achille di un uomo. La più grande debolezza. Ma aveva ragione. Perché tutto ciò che ho fatto, nel bene e nel male, l'ho fatto per la mia famiglia. Ho voltato le spalle a persone che mi credevano un amico. Ho mantenuto promesse difficili. Pezzo qua, se non sbaglio, non c'era mai. Cioè non c'era nel... In solitudine. In quello vecchio. Alla ricerca di me stesso. Per poter tornare a casa come un marito migliore, un padre migliore, un uomo migliore. Mica se l'hanno fatta male sua figlia. Ora che sono molto più vecchio,
e solo un poco più saggio. Capisco che la famiglia è la più grande debolezza, ma è anche la nostra più grande forza. Ci fa alzare dal letto la mattina. Ci aiuta a inseguire i nostri sogni, anche quando sembrano irraggiungibili. E ci aiuta a non crollare a terra, quando siamo troppo stanchi per fare un altro passo. Signor Angelo! Sì. Il signor Salieri le manda i suoi saluti. Tommy! Va tutto bene. Ora sei al sicuro. Siete tutti al sicuro. Questo qua con la famiglia intorno non c'è. I soldi. Beh. Il lavoro. A quelli là erano Vito e... sono di passaggio. E l'altro è Joe di Mafia 2. C'è la missione Mafia 2 dove... dove devi killare Tommy. Vabbè, era prevedibile. Everybody wants to go to heaven. Y'all thought I was soft as cotton. Y'all thought I was a trick. Messed around and forgot I was. Ti posso skippare i titoli di coda? No, vedi, risparmi i titoli di coda. Te rompo qui. Voto il remake. Direi 9, visto che lo shooting fa cagare, però per il resto ci sta.